Gara 2 dell'ottavo round del Mondiale Superbike a Magnipur, parte benissimo dalla pole position Niccolò Bulega, inseguito da Alex Loos, che però commette un errore di cambiata, finisce dritto alla curva Nürburgring e rientra nelle retrovie. Sconcerto nel box Kawasaki, si accende la lotta nelle retrovie con Michael van der Mark molto attivo, e anche il nostro Axel Bassani si rivede dopo parecchie gare di crisi. Axel però commette un errore, arriva lungo, taglia una curva e i giudici lo penalizzano con un long lap penalty che purtroppo retrocede Bassani, anche lui nelle retrovie del gruppo. La gara è molto incandescente per quanto riguarda le posizioni da podio, con Petrucci secondo all'inseguimento di un raggiungibile Bulega, mentre particolarmente attivo il duo Honda con Lecuona, che però finisce dritto e perde posizione anche rispetto al proprio compagno Savi Vierge. Bulega prosegue la sua marcia di testa indisturbato, 3 secondi di vantaggio su un Danilo Petrucci solitario in seconda posizione, mentre continua la bagarre tra Alex Loos e Michael van der Mark per la quarta posizione, con il britannico che riesce a superare l'olandese che aveva vinto gara 1 sul bagnato il sabato. Finisce la gara, l'ultimo giro trionfale per Bulega, che arriva al traguardo festeggiando in anticipo una grandissima doppietta per il pilota Ducati. Vedete grande entusiasmo per Niccolò, che taglia il traguardo a braccia alzate, festeggia, e in camera altri 25 punti utilissimi. Petrucci secondo, Gareth Gerloff terza posizione, mentre Redding e Lecuona hanno qualcosa da dirsi all'ultima curva. Festante Niccolò Bulega, grandissimo weekend, a parte la scivolata in gara 1 per Bulega, che si porta a 25 punti da Toprak, assente in questa circostanza. Festa in casa Ducati per il pilota romagnolo, è il terzo successo in questa stagione di debutto del Mondiale Superbike, sul podio con Tommaso Raponi, il suo capo tecnico. Ecco l'ordine d'arrivo: Bulega, Petrucci, Gerloff sul podio, Alex Loos, Michael van der Mark, Remy Gardner, prima Yamaha, Savi Vierge con la Honda Rediviva, e questa è la classifica del Mondiale con Toprak Razzateoglu ancora al comando nonostante l'assenza, Bulega a 55 punti. Il campionato mondiale non è completamente riaperto, ma ha un po' ripreso vita. Ed ecco Bulega che parla della sua gara, ovviamente ringrazia i medici per averlo rimesso in sesto dopo la violenta caduta del sabato, con dolori forti alla spalla. Sicuramente una grandissima prestazione per Bulega. Ci rivediamo tra 2 settimane a Cremona. Well done. Thank you.